Oggi, sempre con Arduino Yun, realizzeremo due servizi web per accendere e spegnere un LED. Domani vedremo come comandarli con una pagina dinamica, premendo dei tasti. Okay, gli argomenti sono caldi e interessanti, quindi rimbocchiamoci le maniche e iniziamo subito. Andremo a creare uno sketch nuovo sull'impronta di quello dei due video precedenti, includendo quindi le solite librerie Bridge, Yum Client e Yum Server, per creare dei servizi questa volta per accendere e spegnere un LED premendo dei tasti on/off su una pagina web pubblicata sempre da Arduino Yun. Andiamo a preparare lo sketch con i servizi. Abbiamo già visto come fare, quindi nel setup andiamo a inizializzare il bridge, create l'oggetto Yum Server, importate bridge Yum Client e Yum Server.h o partite dallo sketch numero 134, se non sbaglio. Poi il server viene preparato, inizializzato, messo in ascolto sulla localhost. Dopodiché si dice al server di partire con una begin, quindi server.begin e il server si mette in ascolto. Nella parte loop andiamo a creare un client, a staccare un client ad ogni richiesta che riceviamo. Dopodiché qui abbiamo visto che per servire un client abbiamo un if che verifica se il client esiste. Se il client c'è, va a leggere il comando con client readstring, fa un trim. Qui metteremo il codice per interpretare il comando. Alla fine di tutto chiudo il client e poi qua sotto metto un delay di 50 millisecondi per permettere di chiudere correttamente e inviare i dati al client. Qui vado a interpretare il comando ricevuto. Il comando ricevuto faccio if command uguale diciamo che è LEDON. Se ricevo LEDON, allora andrò a accendere il LED. Altrimenti, se ricevo LEDOFF, lo andrò a spegnere. Ci siamo dimenticati nel setup di preparare anche il LED. Quindi qui faremo pin mode 13 output. Infilate un LED sul pin 13 e GND temporaneamente senza resistenza, è una prova veloce, che okay? Non fatelo mai. Poi qua facciamo digital write, mettiamo 13 i e accendo il LED. Su LEDOFF invece facciamo low e lo spengo. Colleghiamo l'Arduino Yun via Wi-Fi e carichiamo il tutto. Quindi abbiamo creato i due servizi, possiamo anche verificarli chiamando da browser direttamente l'indirizzo, come abbiamo visto l'altra volta. L'indirizzo da inserire è arduino.local barra arduino barra LEDON per accenderlo e LEDOFF per spegnerlo. Usandolo in questo modo ci sono delle latenze, quindi è un po' lento. Domani vedremo come collegare una pagina. Ok, il video di oggi si è completato, quindi non dimenticatevi quello che avete fatto oggi perché vi servirà domani dove scriveremo un po' di codice JavaScript. Nulla di preoccupante, è abbastanza semplice. Bene, vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo domani. Ciao!